Connessioni vincenti all'ITS agroalimentare. Il settore agroalimentare incontra i giovani talenti. Sono tante le aziende che partecipano all'attesissimo Career Day dell'ITS agroalimentare che si tiene a Teramo nella sede dell'istituto. Durante questa giornata numerose sono le aziende del settore agroalimentare presenti per svolgere colloqui ai ragazzi candidati e per approfondimenti, creando importanti occasioni di networking. Sono presenti ad Ecco, Amadori, Coldiretti, l'azienda agricola di Domenico Antonio, Eco e Plastic Free Solution, Faraone Vini, la casa di cura e il birrificio, McDonald's e Spinosi Marketing. Le aziende quindi incontrano gli aspiranti tecnici superiori, gli studenti e i diplomati ITS. Miriam Tulli, direttore dell'ITS Academy Agroalimentare Teramo, oggi al Career Day è un momento importantissimo che fa un po' da spartiacque tra il primo e il secondo anno di questi ragazzi. Certamente, oggi con noi qui abbiamo i nostri ragazzi che attraverso l'incontro con le aziende potranno incontrare appunto le aziende per decidere il futuro tirocinio, ma non è solo un momento per i ragazzi che già frequentano il percorso, ma ci sono anche dei nuovi candidati che si avviano al nuovo percorso che partirà nell'anno formativo 2024-2025 che oggi potranno essere selezionati direttamente dalle aziende, quindi è un momento assolutamente importante perché sono le aziende che devono scegliere i nostri ragazzi, devono valutarne le capacità, le loro competenze, suggerirci nuove competenze, nuove conoscenze che vogliono incrementare per i nostri ragazzi affinché poi possano tornare nelle aziende con tutte le conoscenze adeguate per un'opportunità di lavoro. McDonald's al Career Day dell'ITS agroalimentare Teramo. Una opportunità eccezionale per questi ragazzi. Cosa vuol dire per un'azienda come McDonald's partecipare al Career Day? Allora, in realtà sono io che ho l'onore di partecipare perché l'opportunità forse è anche e soprattutto per noi. Indipendentemente che noi possiamo essere una multinazionale, la ricerca di competenze e profili di alto livello locali è fondamentale e il percorso dell'ITS è un percorso che quasi sicuramente potrebbe portare ad incorporare figure di rilievo all'interno della nostra azienda, quindi è un ottimo percorso per quello che ho visto fino adesso. Oggi qui tanti ragazzi verranno a mostrare il loro curriculum, a fare una chiacchierata. Cosa cercate per un tirocinio da voi? Allora, io oggi in realtà sono qui per la ricerca di figure un pochettino più professionalizzate a quelle che normalmente abbiamo, cioè la figura dei manager. I manager fanno la gestione del ristorante e coordinano a volte anche 50-60 persone. Quindi quello che io sono qui a ricercare è una forte attitudine alla gestione, al coordinamento e al problem solving globale all'interno dei ristoranti. Come l'ITS, che è un anello di congiunzione tra il diploma e poi l'attività lavorativa, come si posiziona all'interno di un meccanismo, di un processo che porta i ragazzi poi dalla scuola al lavoro, secondo lei? Allora, io credo che questo sia un anello poco conosciuto, ma indispensabile. Il grosso del nostro problema è quello di avere la grossa problematica di chi arriva per esempio da noi, pensa di venire magari a cuocere dei panini, in realtà si trova davanti una multinazionale tra le più tecnologicamente avanzate al mondo, con una struttura iper organizzata. E questa differenza tra il percepito, quello che uno si aspetta, e la realtà ci crea grossi problemi perché non si rendono conto in realtà che siamo un'organizzazione iper strutturata. L'ITS invece, con il programma di tirocini e il programma di formazione che hanno messo in atto, potrebbe colmare questa laguna facendoci arrivare già dei ragazzi che possono essere preparati a quello che in realtà siamo, cioè
siamo una multinazionale molto molto strutturata, a differenza di quello che si pensa. Quindi per me è stato veramente importante essere invitato a questo Career Day, e forse anche un inizio di un'ottima collaborazione con l'ITS. Ho appena terminato il primo anno dell'ITS. È stata un'esperienza particolare, molto, molto interessante, è un'attività molto professionale, sono molto contento. Oggi qui al Career Day ho l'opportunità di essere in contatto con grandi aziende sia del territorio che grandi multinazionali come ad esempio McDonald's. È un'offerta molto, molto interessante, soprattutto per un futuro, per il tirocinio che dovrò svolgere di 800 ore nel prossimo anno. Stiamo facendo dei colloqui, ci stiamo conoscendo, è importante per fondare delle basi solide per il nostro futuro da studenti e lavoratori. Io sono una persona molto dinamica, cambio molto spesso, però l'idea di riuscire a lavorare in una grande azienda e portare avanti iniziative del territorio e far conoscere la mia regione, i miei prodotti anche all'estero magari, sarebbe un bell'obiettivo che mi piacerebbe realizzare. Noi siamo partner con l'ITS ormai da qualche anno, abbiamo anche ospitato recentemente degli studenti che hanno fatto il tirocinio presso la nostra azienda e sta andando bene, abbiamo già avuto un paio di colloqui appena iniziato ed è interessante, è un piacere per noi essere qua perché il contatto con i ragazzi ventenni è bello perché riesce a capire da dove è il loro percorso e quello che è la loro ambizione. E quindi li puoi aiutare nella scelta di quello che sarà il loro futuro. A 20 anni ti ritrovi appunto, come dicevamo prima, in quel limbo che puoi fare tutto, puoi fare nulla, devi un attimo schiarirti le idee. È il caso mio, io a 20 anni, insomma 19-20 anni dopo le superiori, non sapevo. Insomma, se non avessi avuto la famiglia comunque alle spalle, io avevo comunque l'azienda comunque di famiglia che mi ha aiutato nella scelta. Però insomma è normale in quegli anni lì avere un po' di confusione, quindi devi un attimo avere qualcuno che ti prenda per mano e ti faccia vedere un po' le varie opportunità, e quindi noi siamo qua anche per questo, a fare da scuola per questi ragazzi. Avere l'ITS fra il mondo del lavoro e il diploma prima è fondamentale perché appunto ti riesce a schiarirti le idee in primis, riesci a mano a conoscere le varie aziende, insomma agroalimentare, marketing, ecosostenibilità, sono diverse aziende, oggi abbiamo qua anche McDonald's, quindi figurati. E quindi è fondamentale cominciare ad approcciarsi a queste aziende, vedere qual è il tuo ramo, dove ti piacerebbe più svilupparti. E lì puoi scegliere, ma è una cosa, se sembra facile, ma è una cosa, insomma, perché poi uno si crea delle aspettative e poi quando magari è il momento di cominciare a lavorare in azienda e vedere di cosa si tratta, magari ti rendi conto che poi non è quello in cui tu ti eri immaginato, e quindi l'ITS è fondamentale per darti anche quei mesi di tempo in cui magari riesci a concretizzare la tua volontà. Abbiamo già avuto dei ragazzi che sono venuti a fare il tirocinio, è andata molto bene, erano addirittura l'ultima ragazza che è venuta, aveva appena partorito. È andata bene perché comunque da noi, essendo un'azienda piccola, è flessibile come orario, quindi riusciva ad adattarsi anche come orari, è stata molto utile perché aveva già delle competenze acquisite qui sui social, sul marketing, e quindi da noi ha dato una grossa mano in quei mesi lì in ufficio. Poi lei comunque voleva sviluppare anche altro, quindi poi ci ha lasciato, però è stata un'esperienza sicuramente molto positiva. Maria Bazzani al Career Day dell'ITS Agroalimentare Teramo, un momento di match tra le aziende e gli studenti, quanto è importante questo momento? Per me è fondamentale perché incontrarsi con i giovani, capire quali sono le loro aspirazioni, cosa vogliono fare, poi vedere una visione più moderna, più innovativa, quali sono le aspettative del futuro è fondamentale.
Ecoè è un'azienda realmente innovativa e si proietta proprio nel futuro, quindi lo stage da voi sicuramente aprirà le porte per una visione diversa di quello che è il mondo dell'agroalimentare. Sì, diciamo che commercializzando prodotti compostabili da più di 10 anni c'è sempre stata una grande curiosità per la sostenibilità, l'innovazione, quindi siamo continuamente alla ricerca di prodotti nuovi, qualcosa di più sostenibile, tutto quello che impatta di meno. Stiamo anche pensando non solo al monouso ma anche ai prodotti riutilizzabili per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. E quindi sì, una visione è sempre alla ricerca di scoperte nuove, di entusiasmo, diciamo. Voi avete già avuto in passato tirocinanti dall'ITS. Secondo voi quanto è importante questo passaggio in azienda per i ragazzi che poi prenderanno la certificazione? Beh, quello che ci dicono anche i ragazzi è che è importante una visione pratica del mondo del lavoro, di cosa si fa effettivamente, il fatto di poter vedere com'è l'ambiente lavorativo, come si collabora, come si ricerca, come si fa e si vive tutti i giorni, la quotidianità, la pratica soprattutto. La scelta dell'abbinamento tra giovani talenti e aziende è un processo mirato, finalizzato a garantire risultati soddisfacenti e in molti casi questi incontri hanno portato alla creazione di rapporti di lavoro duraturi, dimostrando l'importanza di un corretto percorso di orientamento e di formazione. Allora abbiamo qui il gruppo dei dipendenti dell'ITS, ITS Agroalimentare Teramo. Oggi al Career Day c'è tanta gente, tante aziende sono arrivate per fare colloqui ai ragazzi, aziende anche di un certo livello. Sì, infatti siamo molto orgogliose di avere questa giornata qui oggi con i ragazzi e anche con le aziende, anche perché è un'opportunità sia per i diplomati che gli studenti in corso, quindi i ragazzi devono capire l'importanza di questa giornata. Siamo molto orgogliose delle aziende coinvolte perché sono molto contente, vediamo anche la disponibilità da parte loro e da parte dei nostri ragazzi. Quanto è importante organizzare questi Career Day per i ragazzi, sia per chi sta scegliendo il tirocinio, l'azienda dove fare il tirocinio di 800 ore, ma anche sappiamo di ragazzi che colgono questa opportunità dopo essersi diplomati? Sì, è molto importante anche per chi è in procinto di iscriversi, perché così loro possono vedere con quante aziende noi siamo convenzionati, cosa cercano le aziende, in modo tale che loro già pensano a quale azienda scegliere, in quale settore fare il tirocinio del secondo anno. L'organizzazione è molto importante sia da parte nostra ma anche da parte delle aziende, abbiamo ricevuto tutte risposte positive. E che tipo di organizzazione c'è dietro un evento di questo genere? Abbiamo visto che sono tantissime le aziende, tantissimi i ragazzi. Quanto l'impegno per gli uffici?
È un bel impegno per gli uffici, soprattutto perché noi cerchiamo poi con le aziende anche di avere delle collaborazioni appunto per il tirocinio, per i tirocinanti, così diciamo sia per quanto riguarda i ragazzi che oggi faranno i colloqui, sia per quanto riguarda le aziende possono acquisire i ragazzi appunto per i futuri tirocini che dovranno svolgere. E c'è un impegno in realtà molto grande, però è bello perché possiamo avere più collaborazioni con diverse aziende e diciamo anche ogni anno cambiare e cercare sempre di più di acquisire più aziende sul territorio. Manuela Graziani, l'importanza del Career Day, anche di questo abbinamento fondamentale tra ragazzi e aziende, scegliere l'azienda giusta e il ragazzo giusto. Allora, Barbara, è una giornata importante, scegliere il ragazzo giusto per l'azienda giusta e viceversa, è un'impresa, ovviamente un gioco di parola. È difficile, però diciamo che le porte sono aperte, nel senso che i colloqui sono stati aperti a tutti i ragazzi, hanno avuto la possibilità di prenotarsi sia i ragazzi frequentanti che i ragazzi diplomati, ma anche e soprattutto gli aspiranti. Quindi oggi è una giornata importantissima per l'individuazione di personale qualificato e che si qualificherà. Per le aziende credo che sia un momento unico per la selezione delle persone che magari potrebbero far parte del proprio organico. Io ci tengo ad augurare a tutti i ragazzi un in bocca al lupo per questo percorso e per il loro futuro, perché sono la nostra risorsa. Sara al Career Day dell'ITS 2024. Hai finito il tuo primo anno, ora ti accingi a frequentare il secondo che prevede questo stage importante. Cosa ti aspetti? Allora, mi aspetto di poter mettere in pratica tutte le nozioni apprese in questo anno, che è stato ricco e che mi ha permesso di avere molta più consapevolezza sul lavoro. Io lavoravo già prima e lo facevo magari in maniera inconsapevole, adesso invece ho la consapevolezza di cosa significa lavorare nell'agroalimentare e nell'avere a che fare con i prodotti agroalimentari. Dove ti piacerebbe andare a fare il tuo stage? Allora, fondamentalmente la mia propensione è verso la logistica, però non escludo anche altre possibilità che mi possono dare modo di crescere e di migliorarmi sempre di più. 800 ore sono tante, cosa ti aspetti da questo tirocinio? Mi aspetto di acquisire tante competenze in più e di diventare una professionista nel settore, non dico professionista al 100%, però avviarmi verso quello. Coldiretti oggi al Career Day dell'ITS Agroalimentare Teramo, una realtà importante quella di Coldiretti che diventa partner di una realtà formativa altrettanto importante. Come è questo connubio? Sì, è un connubio molto importante perché noi ci mettiamo a disposizione di questi ragazzi e li vogliamo inserire nel settore, nel nostro settore, che è un settore molto ampio, perché noi partiamo dalla coltivazione primaria, ortaggi, cereali, allevamenti, apicoltura, è un settore molto vasto, ma non si limita solo a questo, cioè il nostro settore, oltre che la produzione primaria, si evolve anche nella commercializzazione e nelle trasformazioni. Noi facciamo un po' di tutto, cioè abbiamo il discorso di preparazione di confetture, sottoli, produzione di vino, olio, carne, anche il settore agriturismo è un settore che fa parte del nostro aggregato, quindi siamo posti su ampio raggio. Quindi proprio sembrate fatti apposta per l'ITS, che anche l'ITS appunto come formazione da una formazione
ampia ai ragazzi, che parte dal digital per arrivare alla produzione. Sì, sì, questo è vero, infatti i ragazzi possono aggrapparsi a varie tipologie di settore di loro gradimento anche, e possono anche apportare nuove conoscenze, perché abbiamo visto anche alcuni candidati che si sono preposti, aprirgli delle prospettive nuove con cui loro possono trarne interesse, ma anche vantaggi e apprendimento che potrebbero utilizzare nel futuro in un possibile lavoro successivo. Quanto è importante avere dei ragazzi con un'alta specializzazione come quelli che escono dall'ITS per le aziende che voi diciamo rappresentate? È molto importante, perché praticamente ci troviamo già di fronte con dei ragazzi che hanno già un'infarinatura, diciamo, verbale del nostro discorso e del nostro comparto. Il passaggio nelle nostre aziende è mettere in pratica quello che loro hanno imparato, ed è molto fondamentale anche per loro, è costruttivo. Tra l'altro questo momento è un momento che può essere sfruttato anche da chi si è già diplomato e fare proprio dei colloqui di lavoro. Oggi qui ci sono ragazzi diplomati ITS che vengono a fare dei colloqui con queste aziende. Sì, perché al termine del percorso i nostri ragazzi cercano chiaramente un'occupazione, e oggi noi diamo l'opportunità, quindi apriamo le nostre porte a tutto tondo affinché i nostri diplomati possano nuovamente, li hanno già fatti, ma possano ancora rinnovare il loro rapporto con le imprese e proporsi già da diplomati, quindi con un pacchetto, con un bagaglio formativo già acquisito. Il Career Day è la dimostrazione anche della forte unione, della partnership tra l'ITS, che è un istituto di formazione, con il mondo del lavoro, una partnership con aziende che abbiamo visto di livello nazionale. Sì, certo, l'ITS, la sua mission è esattamente quella di andare a colmare il gap, no, tra la domanda e l'offerta di lavoro, quindi il nostro rapporto con le imprese è fisiologico, ma è ogni anno rinnovato attraverso questo evento, proprio per creare sempre più opportunità e capire sempre meglio la curvatura dei percorsi, perché quello che le imprese ci dicono in queste giornate di incontro è anche quello che è il trend del fabbisogno di formazione. La nostra formazione non può essere fine a se stessa, ma deve rispondere in maniera espressa e precisa ad un fabbisogno che è quello delle aziende, in questo caso delle aziende agroalimentari, non solo del territorio abruzzese. Oggi con noi abbiamo aziende leader del settore, abbiamo Amadori, abbiamo McDonald's, che ha raccolto il nostro invito, che sta operando e ha un'attività in espansione in Abruzzo. Quindi per noi è importante che le aziende ci dicano qual è il loro fabbisogno e che i nostri ragazzi siano pronti per poter essere poi assorbiti nel mercato del lavoro.